Salvatore Loffreda, direttore Coldiretti di Napoli, nuova iniziativa qui nel 2018 a Napoli. Sì, questa è la seconda edizione che abbiamo voluto fare. A maggio abbiamo festeggiato la ciliegia, la famosa ciliegia della zona di Miano, di Marano e di Chiaiano. Poi abbiamo voluto dare e festeggiare, credo che sia l'eccellenza, la regina, la melanucca che oggi qui stiamo facendo apprezzare in tutte le sue maniere, da quello medicale a quello della frutta in genere, ma soprattutto far capire all'opinione pubblica come si matura. C'è una prima maturazione in piazza, in albero, e poi sui melai, e l'abbiamo voluto ricomporlo qui proprio per dare il senso e far vedere al nostro pubblico, ai nostri consumatori, quanto lavoro ci vuole per portare una mela annurca a maturazione, e che è una mela che possiamo tranquillamente mangiare fino a febbraio-marzo, proprio per questo tipo e la capacità di conservazione che questa mela ha. Pertanto più la conserviamo bene, molte volte la vediamo anche arricciata, lì forse siamo proprio al top del sapore, al top del dolce, ma soprattutto la fragranza della mela annurca. Poi credo che con la mela annurca noi campani abbiamo sicuramente qualcosa da farci invidiare nel mondo, non in Italia, perché credo sia la più bella, la più buona, e la regina. La scelta della vetrina di Piazza Dante per dare, diciamo, anche ai turisti che in questa stagione popolano Napoli, diciamo, una vetrina sul prodotto tipico campano. Sì, abbiamo voluto prendere sia Piazza Dante, ma soprattutto questo weekend, dove a Napoli abbiamo visto, nonostante l'intemperie di giovedì e venerdì, quanto turismo c'è, quando questa città è diventata un punto di attrazione per quanto riguarda il turismo mondiale. Difatti qua i nostri agricoltori, abbiamo dovuto proprio provare le persone che parlavano spagnolo, francese, inglese, perché tra le altre cose abbiamo apprezzato quanto loro sono curiosi nel capire il nostro Made in Italy. E per noi questo diventa uno dei momenti più esaltanti per poterlo meglio raccontare, non la bellezza che di Napoli non si conge mai fine, ma soprattutto anche i prodotti agroalimentari che sono l'eccellenza di questa regione. Iniziativa della mela annurca qui a Piazza Dante Napoli. Buongiorno, io sono Tommaso Picascia, consigliere del Consorzio Mela Annurca Campana. Per parlare della mela annurca dobbiamo andare molto lontano, perché ha origini storiche. Nasce nella zona putoliana di Pozzuoli, prima si chiamava Annurcola e adesso con il passare degli anni è diventato Annurcola. Diciamo che le proprietà organolettiche della mela annurca sono tante, tant'è vero che è consigliata per diete di persone con diabete, sono ottime per i bambini, c'è stato anche uno studio con l'Università di Napoli e è nato anche il farmaco per colesterolo, anticalvizia. E la particolarità, poi, se vogliamo dire, della mela annurca è proprio che il suo processo è diverso dalle altre mele, perché là viene raccolta e, a differenza di tutte le altre mele, c'è un processo di maturazione che viene fatto sulle cosiddette porche, dove vengono appoggiate per circa 15 giorni e poi vanno in frigo per la cosiddetta conservazione, e si arriva verso febbraio-marzo. Esion Pharma è una cooperativa di informatori del farmaco che hanno deciso di investire se stessi, le proprie risorse, e apportando alla classe medica prodotti comunque che abbiano un certo spessore. Noi siamo fuoriusciti da grosse multinazionali, non siamo più dei ragazzini, quindi abbiamo messo la nostra esperienza in campo per soddisfare quelle che sono le richieste anche della classe medica. Un prodotto che stiamo portando a marchio nostro è il Nurvast. Il Nurvast è nato da uno studio eseguito alla Federico II sui benefici della mela annurca. Segue lo stesso procedimento di una molecola di sintesi, per cui è stato fatto uno studio in vitro e in vivo come una molecola qualsiasi. A fine studio si è visto che le procianidine V2 contenute all'interno della mela annurca hanno un'azione sul colesterolo. Perché? Perché queste mele maturano in maniera differente rispetto alle altre, avendo un picciolo molto corto, vengono fatte maturare a terra, quindi per difendersi da attacchi patogeni si arricchiscono di procianidine, appunto le B2, che hanno un'azione sul colesterolo.
in maniera naturale cosa fanno? Abbassano il colesterolo totale, abbassano, sottraggono dal circolo il LDL, ma soprattutto hanno un'azione sull'HDL che solo l'attività sportiva riesce a fare. Tutto questo in maniera molto naturale, tollerabile da tutti. Quindi perché è indicato? Per cui ha un colesterolo borderline, chi non può e non vuole assumere le statine, chi ha reazioni avverse alle statine, tipo crampi, dolori muscolari, mal di testa. Per cui noi diamo la possibilità di poter utilizzare un prodotto assolutamente naturale. Che conservano la tradizione culinaria campana, quest'oggi la melanucca. Bene, i giovani stanno ritornando ad amare l'agricoltura intanto, il sud è in testa alla classifica italiana, Italia che è in testa alla classifica europea, siamo in Italia 55.121 aziende condotte da under 35. Come i giovani reinterpretano la tradizione? Abbiamo grazie alla multifunzionalità una serie di attività che stanno sprigionando le aziende giovani, che vanno da l'agriturismo, magari già nota, a fattorie didattiche, alla trasformazione dei prodotti, anche della melanurca per esempio, che fino a qualche tempo fa era considerata una mela, adesso invece c'è una grande attività di valorizzazione che si sta mettendo in campo e la mela stessa viene trasformata, quindi se ne fanno confetture, se ne fanno succhi di frutta, se ne fanno diverse trasformazioni e grazie ai nostri agri-chef, quindi ai nostri cuochi contadini, coltivatori, produttori e quindi poi ambasciatori del territorio, grazie alla trasformazione dei piatti, stiamo raccontando di fatto tutto quello che è territorio e nel caso specifico quello che è melanurca, quindi la nostra campana, la nostra regina delle mele, insomma. I giovani hanno molta fiducia nel nostro settore, sono 2716 le domande di primo insediamento che sono state presentate quest'anno in Campania, per cui siamo fiduciosi e sappiamo che possiamo dare tanto. Giuliano, provincia di Napoli, la mela, storia secolare, è sempre viva, ancora viva anche nel 2018. Assolutamente sì, è viva sia per le proprietà nutritive del frutto, sia perché è presente ormai nelle diete dei bambini e degli anziani. Oltretutto è caratterizzata da questo processo di maturazione che avviene in due momenti, sull'albero e poi in definitiva sulle corche di paglia, dove il frutto prende il colore, qualcuno direbbe la rossa, la mela del peccato, ma fondamentalmente è soltanto un peccato di gola, quindi presente nelle nostre tavole, nelle nostre diete. Nel 2018 sentiamo parlare anche di melanurca come prodotto farmaceutico. 2018 come prodotto farmaceutico perché l'Università di Napoli ha cominciato una ricerca per le proprietà proprio della mela, sia in relazione a problemi di calvizie, sia in relazione invece a problemi di colesterolo. Quindi per queste attività proprio connesse all'agricoltura, ecco, non è soltanto un prodotto che si ferma alla qualità nutritiva, ma appunto alle proprietà scientifiche della mela e del frutto. Alla melanurca, lei è di Sorrento, Valentina Stinga, e mi diceva la delegata regionale che in effetti è vicinissimo di un problema, ce lo racconti? Sì, allora io sono Valentina Stinga, come dicevo sono la responsabile provinciale per Napoli delle donne impresa, quindi rappresento anche il comparto delle donne, e sono tornata all'agricoltura dopo un percorso totalmente diverso, nel senso che sono laureata in marketing alla Bocconi a Milano, poi sono tornata a casa e ho iniziato a fare la contadina, quindi cerco appunto di tornare indietro, anche se indietro non è, perché in realtà secondo me guardare molto avanti rispetto a quello che potrebbe essere pensare all'agricoltura in maniera tradizionale. E grazie a Coldiretti ho iniziato un percorso e ho anche vinto l'Oscar Green nella categoria Campagna Amica lo scorso luglio, come appunto per un progetto che è leggermente innovativo rispetto a quello che può essere l'agricoltura tradizionale, non tanto nei metodi di produzione ma nella commercializzazione, perché avendo appunto una laurea in marketing ho cercato di fare qualcosa di più in quel campo lì. Abbiamo parlato di melanurca, vediamo come viene trasformata in un succo di frutta. Allora, noi trasformiamo la melanurca artigianalmente, abbiamo i laboratori a Pastorano e estraiamo il succo con gli estrattori di succo
a bassi giri. Una volta estratti il succo lo filtriamo e dividiamo il succo più liquido dalla polpa. Con il succo lo imbottigliamo, aggiungiamo un po' di succo di limone e facciamo le bottiglie di succo. E dopo che le abbiamo fatte le sterilizziamo a 122 gradi per 45 minuti. Invece la polpa la imbottigliamo e ci aggiungiamo un po' di limone e segue lo stesso processo. E quindi abbiamo un succo di frutta che contiene solo mela, senza aggiunta di zuccheri, senza aggiunta di conservanti e senza acqua, perché la mela annurca è già ricca di zuccheri, quindi noi aspettiamo il momento giusto alla maturazione per produrla solo con mela. Misuriamo il grado zuccherino e una volta che ha raggiunto il grado zuccherino giusto eseguiamo la trasformazione. Abbiamo visto la mela annurca trasformata, questa volta una trasformazione particolare. Sì, decisamente. In realtà io prendo i prodotti tipici campani per farne produzione alimentare di nicchia molto particolare. Poi gli avanzi non vanno sprecati, con questi, estraendo i cosiddetti principi attivi, faccio cosmetici e profumo. Nello specifico della mela, visto che siamo alla festa della mela annurca, faccio una marmellata, faccio dei succhi di mela annurca. Dopodiché, con le bucce della mela estragga una sostanza che si chiama acido malico. Poiché l'acido malico agisce sulla circolazione, diventa dunque una crema per le gambe. È chiaro che poi la riempio di contenuti, mirtille, frutti boschi, pocastana, rusco, calendula, genere, altrimenti sembra solo un fatto folcloristico. Successivamente le bucce vengono messe a macerare e diventa un profumo, la costa delle sirene. Dunque col marchio Gusti di Napoli faccio tutto l'alimentare, col marchio Profumi di Napoli tutta la parte cosmetica.